Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 20 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Al lavoro anche di lunedì, il vostro pianeta libero. Nati sotto il segno del dovere e del lavoro, non ve lo scordate neanche di lunedì, particolarmente impegnati se avete un'attività in proprio o vi siete sobbarcati una seconda occupazione per far quadrare il bilancio. In più vi tocca sgobbare anche in casa, occupandovi di tante piccole faccende trascurate in settimana a causa super lavoro. Impossibile procrastinare ancora con Marte allo zenith che vi pungola rudemente, il disordine finirebbe per travolgervi, e per voi, fan dell'ordine e dell'organizzazione sarebbe veramente il colmo. Occhio, però, a non mettere troppa carne al fuoco presi dalla mania di strafare, altrimenti domattina, alle prese con una feroce emicrania, non riuscirete nemmeno ad alzarvi. E purtroppo sarà lunedì, giornata predestinata al solito tour de force. I sentimenti trionfano e si realizzano nella coppia nel migliore dei modi, non è escluso che nella coppia si possano gustare presto delle gioie come quelle di un figlio in arrivo. In arrivo lettere, messaggi, telefonate e anche visite estremamente positive, l'attesa sarà premiata, anzi alcune di queste potrebbero essere delle vere sorprese. Coppie in armonia perfetta e molto concrete. Anche i single beneficeranno di un periodo di incontri determinanti che potrebbero sfociare nell'incontro con l'anima gemella. Per chi è single oggi potrebbe essere davvero un giorno nuovo, il vostro problema però si chiama sfiducia e pigrizia. Bisognerebbe rimuovere questi due handicap alla radice della vostra vita. Diffidate da chi vorrebbe vendervi qualcosa a tutti i costi o da chi vi farà offerte che appaiono particolarmente vantaggiose. Se decidete di rifiutare fatelo comunque con tatto e delicatezza, ma con fermezza. È giunto il momento di pensare al futuro anche se qualche incertezza resta, qualche preoccupazione per il denaro che continua a restare poco. Ottime possibilità di riscuotere successo presso i vostri amici e conoscenti. Risulterete brillanti e farete colpo su qualcuno che vi ha adocchiati. Non perdete però del tempo prezioso in inutili conversazioni che vi farebbero solo perdere le occasioni giuste. Se vi sentite stanchi e svogliati non date sempre colpa allo stress dei giorni scorsi, in effetti vi servirebbero nuovi stimoli, ma se non li cercate non li troverete. Qualunque cosa facciate, non importa quale, oggi cercate di farla al meglio possibile. Probabile proposta che vi verrà fatta che vi troverà impreparati e meravigliati. Un po' di cortesia comunque non si nega a nessuno. Se una comunità virtuale o un social network vi crea problemi, cosa aspettate a lasciarla e a dedicarvi ad altro? Decidete per un ritorno alla realtà dove i rapporti umani tra amici hanno ancora un grande valore. Badate bene di non strafare pretendendo troppo dal vostro partner. Anche con gli amici siete troppo esigenti. Messaggio che arriva da molto lontano, per i nati di lunedì e di giovedì buone nuove in arrivo sotto tutti i sensi. La vostra mente è stressata e carica di lavoro extra, ma non vi preoccupate che questo periodo di scarsa concentrazione verrà meno in pochi giorni. Non potete mischiare il lavoro con la vostra vita privata, tanto meno con i vostri affari personali. Il vostro spirito di indipendenza in questa giornata vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia e questo vi catapulterà in un clima di astio e rancore che non provavate ormai da tempo. Il linguaggio del corpo è importante per voi, ma se forzate troppo un sorriso o un gesto le altre persone potrebbero fraintendervi. Il vostro segno ha ora quattro pianeti che gli remano contro, ma, grazie agli stimoli concomitanti che arrivano da altre forze planetarie, si trova comunque a sfruttare e cavalcare positivamente questa ondata di pungoli provocatori, che si rivelano poi benefici. Rizzate le antenne per segnali in arrivo, tanto nel privato quanto in ambito professionale. Se siete interessati, cogliete al volo le buone occasioni. Felici rotazioni di amicizie e nuovi amori sono in arrivo. Chiudi la settimana con un buon successo personale. Anche il tuo cuore è più sensibile e non escludo la possibilità che tu possa essere raggiunto da una bella telefonata. L'ottima energia fisica ti aiuta ad affrontare le sfide più impegnative.
In questa giornata assumerete un atteggiamento molto positivo nei confronti della vita e di qualsiasi persona vi sia di fronte, anche coloro che malamente sopportereste in condizioni normali. State dunque affrontando un processo di crescita che vi renderà migliori, qualsiasi sia la strada che poi deciderete di intraprendere. Certo è, che non sempre riusciamo a comportarci come vorremmo, ma oggi per voi questo sarà uno scoglio superato. Keiella, la luna del giorno aggrappata a Saturno anche oggi vi parla di lavoro o comunque di malesseri da umidità o da inquinamento, ormai da anni parola chiave di tutte le giornate, serene o piovose che siano. Ecco perché vi sentite a pezzi, indolenziti dappertutto, colpa della quadratura di Marte. Amore ed Eros. Argomento da non prendere nemmeno in considerazione o se preferite vocabolo inusuale nel vostro lessico, almeno di questi tempi. Troppo concentrati su questioni personali, per far spazio al cuore. In realtà le emozioni vi fanno paura, come cavalli pazzi che potrebbero portarvi fuori pista e voi di uscire di strada proprio non potete permettervelo. Cari Vergine, chi ha avuto problemi con il partner di recente può finalmente ripartire alla grande. Sul lavoro pensate positivo, novità in arrivo. Potete ottenere grandi cose in amore, soprattutto se siete in cerca di cambiamenti o di trovare l'anima gemella. Una fase lievemente rannuvolata può attraversare oggi il rapporto di lunga durata, ma niente paura, con la vostra calma razionale riuscite a far ritornare il sereno. Urano e Plutone sono i vostri protettori celesti d'eccezione. Lavoro e denaro? Nulla di eclatante quest'oggi, il solito tran tran del weekend, faccende di casa, una mano a chi è in difficoltà e se il turno vi tocca anche per occuparvi della vostra attività lavorativa. Fate bene la vostra parte e sentirvi in pace con la coscienza è già sufficiente a restituirvi serenità. Il periodo non è particolarmente favorevole sul piano lavorativo. Fareste meglio a prendere decisioni meditate senza buttarvi a capofitto in un progetto poco realizzabile. Un potente fervore attivistico si impossessa di voi e la molla che vi spinge e vi guida a voler quasi spaccare positivamente il mondo si chiama Plutone. Il pianeta è il dio delle energie creative che consentono all'io di sollevarsi e di costruire. Sentite il bisogno di variare i piani per costruire nuove prospettive vitali in un prossimo futuro nella vostra attività concreta. Vi guidano l'energia produttiva e una notevole apertura mentale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 22 del mese di settembre. Benessere. Emicranie e stati infiammatori, questa lunedì, con tutti in giro, chi a sciare, chi a passeggio in centro, la vedrete vivere agli altri. Mentre voi, imbronciati e rannicchiati sul divano, tenterete di farvi passare l'indolenzimento con la pomata all'arnica e il malumore con qualche biscottino dietetico, che, dovete ammetterlo, non sa di nulla. Non è il caso di ingigantire piccoli disturbi. Se procedete su questa strada, rischiate di diventare ipocondriaci. Lasciate tempo al vostro corpo per reagire prima di farvi prendere dall'ansia. Per lei, erotismo scintillante, chi lo avrebbe mai detto dopo una giornata così estenuante? A darvi carica quel pizzico di trasgressività che non avreste mai supposto di possedere. E invece c'è. Per lui, che noia la manutenzione della casa, sempre impegnati col lavoro e i vostri interessi, l'avete lasciata troppo andare. Subito ai ripari, oggi vi tocca. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 9, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.